convegno alla Borsa Merci sulle dipendenze giovanili per parlare con i ragazzi, con gli studenti aretini, soprattutto dei danni neurologici dovuti dalla dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti. Tema che fra l'altro è stato peggiorato nel nostro sentire da ben 4 eventi mortali in giovani. L'uso di nuove sostanze psicoattive, fra l'altro acquistabili, terribilmente acquistabili via internet, rende questo tema, insomma, un tema particolare, un tema non trattabile con distacco. Dobbiamo ammettere che dagli studi EDIT di ARS e ESPAD del CNR questi dati ci mostrano che la nostra popolazione è vulnerabile perché è un atteggiamento confidenze sia con le sostanze sia col bere. E questo determina fatti di cronaca, sappiamo dei coma etilici, sappiamo dell'infortunistica stradale, sappiamo delle tante situazioni, e questo lo sanno molto bene giovani e le loro famiglie esposte al contatto con le droghe e con l'alcol. Sono numeri in aumento? Io credo che tutta la società sta andando verso una familiarizzazione con condotte di abuso, quindi anche i giovani vengono interessati. Fortunatamente i numeri stanno aumentando al set, dico fortunatamente perché questo vuol dire che persone, famiglie, giovani e giovanissimi intendono cambiare un contatto sfortunato, spiacevole, finalmente sgradito con le sostanze e con l'alcol in particolare. Si rischia di più da adolescenti? Sicuramente. Il cervello in corso di maturazione è sicuramente più vulnerabile rispetto a quello dell'adulto, in quanto sono ancora in corso di sviluppo connessioni sinaptiche, cioè le connessioni tra neuroni, e purtroppo le sostanze stupefacenti e l'alcol sono in grado di alterare in modo significativo e purtroppo irreversibile le connessioni appunto tra i neuroni e quindi le reti neuronali, dando luogo sicuramente a degli effetti cognitivi, cioè a effetti negativi sulla memoria, sull'apprendimento, compromettendo naturalmente ad esempio il profitto scolastico. La spiegazione di determinati fenomeni, soprattutto da un punto di vista scientifico, quali sono i danni, e non solo neurologici, perché sono anche altri, di fisiopatologia come l'apparato gastroenterico, altri apparati eccetera, ma quello neurologico è quello più importante, possono a un certo momento capire che si fanno veramente del male assumendo certe sostanze, soprattutto in combinazione con l'alcol.